C'è un evento straordinario, 50 anni di sacerdozio di Don Carlo Lattarulo, che ormai è tutto bianco e non più bruno. Un uomo sereno, pacato, con poca allegria, ma con tanta, tanta ironia. La comunità lo segue con affetto e devozione, anche se qualche volta lo fa andare in confusione. Ma lui, pastore di questo gregge, non si spaventa e tutto regge. Sicuramente nella vigna del Signore ha ben lavorato e lui, con la sua benedizione, questo traguardo gli ha donato. Con tanto, tanto affetto, facciamo gli auguri a Don Carlo e che il Signore continui a guidarlo. Don Carlo è il mio parroco dal 15 ottobre 2011, non lo conoscevo prima, ho imparato a conoscerlo pian piano e ho scoperto sempre più una grande persona. Tutt'oggi mi segue, mi consiglia, siamo accanto, condividiamo tanti aspetti pastorali ma anche una bella amicizia. Beh, sicuramente Don Carlo è una guida saggia, sa accompagnare il gregge in maniera speciale, ecco. Noi siamo contenti perché ha da darci tanto, ma a volte lo fa con poco, quindi con poche parole, ma sicuramente precise e giuste. Allora, Don Carlo rappresenta la casa per me. Casa perché col suo silenzio riesce tranquillamente a farmi sentire parte di qualcosa. E questa sensazione l'ho subito percepita, sin da quando è arrivato. Ed è strano perché effettivamente è molto distante anche in età da me. Però riesce con il suo modo di fare a catturarti anche durante le omelie, ma non solo, anche quando ci si confessa o si parla tranquillamente come se si fosse appunto come se fossimo due amici. Quindi ti direi appunto l'idea di casa o di comunità eventualmente. Don Carlo è innanzitutto un uomo che ha deciso 50 anni fa di consacrare la sua vita al Signore e dopo 50 anni siamo qui a ricordare quello che Dio ha fatto nella sua vita e penso che in ogni comunità parrocchiale ci sia un segno della presenza di Don Carlo, insomma. Io sono una corista. E canto per la Chiesa, per Dio, per la comunità, per tutti. Il rapporto con Don Carlo è da poco tempo, da circa un anno, ed è eccezionale, è come se lo conoscessi da una vita. Don Carlo è una bravissima persona, oltre a un bravissimo sacerdote. È buono, è sempre disponibile ed è molto molto spirituale. 50 anni è una vita bellissima e io le auguro che la luce del Signore non l'abbandoni mai perché fa del bene.
Grazie, donna. Non so, è bello essere con lui. Anche mi sento molto accolta, anche magari io dico sempre che essendo molto piccola potrei essere divisa, perché loro sono molto più grandi, invece è tutta una comunità fra i ragazzi, anche Don Carlo è subito pronto con la risata a parlare, è subito pronto a tutto, a scherzare con noi ragazzi, è sempre il primo. Il ricordo più bello, uno dei ricordi più belli, è stato quando lui stesso, prima che io gli dicessi che volevo entrare in seminario, quando lui stesso mi ha chiesto che cosa dobbiamo fare, perché lui doveva parlare col vescovo, e quindi lui è stato a fare il primo passo, ecco, in questo senso. Don Carlo per me rappresenta, diciamo, una colonna, perché nei momenti brutti, tristi, di cedimento mi ristabilisce, mi fa venire il sorriso. Ciao Don Carlo, in quest'ultimo anno e mezzo abbiamo toccato con l'esperienza alcune verità che pur crediamo nella fede. Tra queste, la certezza che la distanza non annulla la comunione nella preghiera. Per questo ti faccio tanti auguri da Siena. Tanti auguri da parte mia e da parte di tutta la comunità casamassinese che ti vuole bene e in questo giorno è qui ad esprimerti tutto il suo affetto.